Ciao Dal mio vecchio, oggi voglio parlarti delle aspettative, voglio parlarti dell'aspettativa che abbiamo su qualsiasi cosa, sia un'aspettativa che riguarda te stesso, un'aspettativa che riguarda una cosa e l'aspettativa che riguarda un'altra persona. Perché te ne voglio parlare? Beh, perché io non sono sicuramente un santone, sono come te e ho iniziato questo cammino di introspezione, di osservazione di ciò che mi capita dentro di me, dentro nelle mie emozioni, nel mio cuore, nel mio mondo. E quindi cosa è successo? Te lo racconto brevemente. È successo che ho mandato un messaggio ad una persona che ritengo importante per la mia vita e quindi, vedi, già ritenendola importante, avevo di sottofondo un'aspettativa. Poi quando ho visto che non rispondeva mi sono detto, beh dai, fa niente, tanto io il messaggio, io la telefonata gliel'ho fatta, no? Un po' una scusa, un po' una scusa, in realtà ci tenevo molto alla risposta. Poi la risposta è arrivata. Mannaggia, non era quella che desideravo, non era quella che volevo. E sai che cosa è successo? Ero in questa energia dell'aspettativa e ci sono rimasto male. E ho passato una serata di M. Posso dirlo, dai, di M si può dire su Facebook. Perché anch'io come te cado su queste cose. Cosa significa cadere su queste cose? Beh, innanzitutto vuol dire dare potere all'esterno, dare potere a qualcun altro, essere in balia del vento esterno e non invece di ciò che sei realmente. Cioè, toglierti le aspettative, guarda, ho mosso anche le spalle perché togliere le aspettative vuol dire liberarsi da un peso, vuol dire stare esclusivamente nella tua intuizione di fare una cosa giusta, di una cosa nel cuore, di scoprire ciò che sei, quindi fai questa cosa e poi basta, e poi ti liberi da questi vincoli, da queste catene, altrimenti diventerai pesante, la tua struttura del corpo sarà pesante, arriveranno anche dolori quando non ci sono le risposte giuste alle tue aspettative. Poi magari farò anche un altro video sulle risposte giuste o sbagliate. Comunque, quando siamo in un'aspettativa, non siamo centrati. Questo è da capire. Quando tu aspetti qualcosa, qualsiasi sia, una cosa da te stesso anche, pretendiamo, no, delle cose da noi stessi e pretendiamo delle cose appunto dagli altri o che delle cose ci diano delle risposte. E quindi quando questo non capita e non sei centrato, non sei nella tua vera emozione, nel riconoscimento di te stesso, beh, soffri e stai male. E quindi qual è il mio consiglio adesso? Beh, consiglio adesso ti leggerò una breve preghiera, poesia, chiamala come vuoi, e tu dovrai semplicemente, se hai fatto Reiki, beh, ti attiva questa energia fantastica, poi a fine video ti spiego anche come fare per iniziare questo percorso, questa disciplina spirituale. Ma anche se non hai fatto Reiki, farai una semplice meditazione chiudendo gli occhi, accenderai una candela, un incenso, ti metterai in una posizione a te comoda, ti rilasserai e poi mentalmente pronuncerai questa poesia che io tra poco e questa preghiera che io tra poco ti leggerò. E quindi magari o ascolti diverse volte il video, quindi la impari a memoria, non è tanto difficile, o altrimenti prendi carta e penna, blocchi il video, scrivi, poi riavvii. Insomma, sono due righe, molto semplici. Una volta che l'hai letta, secondo me, due o tre volte riuscirai anche tu a memorizzarla. Io per non fare errori, però perché davanti al mezzo della telecamera elettronica mi emoziono, ti leggo quindi questa breve poesia. Allora, vediamo un po', ci siamo, dai. Allora, è di Frederick Salomon Perks, questa poesia, e dice: io sono io, tu sei tu. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative, e tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. Io faccio la mia cosa, tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo, sarà bellissimo, altrimenti non ci sarà stato nient'altro da fare. È tutto, vedi, molto breve. Quindi chiudi gli occhi, ti ripeti questa bellissima preghiera, poesia, e puoi immaginarti tu, se rivolta a te stesso, davanti, come se fossi uno specchio, o altrimenti puoi immaginare di recitare questa poesia alla persona o per quell'evento o per quella cosa in cui tu hai creato molta aspettativa che poi, diciamo, non ti è tornata l'energia come tu credevi.
È tutto per oggi. Ricorda di essere sempre centrato, ascoltati. Se tu sei libero e dai le tue emozioni così come sono, le aspettative si annulleranno in un battibaleno e a dipendenza della risposta dell'altro non cambierà la tua giornata, ma sarai centrato, sarai in questo perno fisso centrale, anche se sotto di te il mondo sembra vacillare. Se ti è piaciuto il video, sempre un bel mi piace, dai. Se pensi che queste parole, questo video possa essere d'aiuto a qualcuno, possa essere di conforto a qualcuno, condividi il video, mi farà piacere. E se invece anche tu sei come me, in questa fase continua di cambiamento, sei sempre alla ricerca di esplorare la parte e di scoprire la parte migliore di te per vivere una vita migliore, beh, vai sul mio sito, il mio reiki.com, lì ti spiego come il reiki, questa energia veramente potente, questa disciplina spirituale ti può aiutare in questo cammino. Nel mio sito spiego che cosa ha fatto per me il Reiki tantissimo e ti spiego anche come iniziare passo passo, in modo semplice, dai, completamente online questo percorso. Quindi cos'altro dirti? Visita il mio sito, ma soprattutto, al di là di questo, ascoltati, resta centrato. Parla con il cuore e vedrai che aspettative, giudizio e tutto ciò che gira intorno a questo mondo sparirà.